È pieno agosto, ma siamo operativi al massimo e oggi tra i vari sopralluoghi che vengono effettuati tra i cantieri qui a Bagnaripoli c'è quello sicuramente più importante, quello che ci sta più a cuore, il cantiere della scuola Media Ready. Abbiamo fatto il sopralluogo con la ditta e con i tecnici, gli ingegneri del comune per verificare di persona quelle che sono le lavorazioni. Nelle scorse settimane il cantiere è andato avanti, sono state effettuate le lavorazioni, i getti sui telai, sulla struttura, sui solai. Adesso si entra nella fase delle tamponature, quindi della ricostruzione vera e completa della scuola. Questo ci permette di poter quindi confermare che l'apertura regolare della scuola, nelle date e nelle scadenze, sono stabilite dal Ministero e ci permette di avere la conferma che il cantiere si concluderà come da cronoprogramma entro la seconda metà di ottobre, e quindi ridare la scuola, l'edificio scolastico alla comunità della Redi entro la seconda metà di ottobre, quindi poi le pulizie e collaudi. Entro fine ottobre i ragazzi potranno entrare anche nell'ala est. Nel frattempo la scuola è garantita senza soluzioni secondarie, container o quant'altro, ma utilizzando l'edificio che non è interessato dai lavori. E tra le buone notizie, stamani una nuova notizia, cioè che la struttura così come modernizzata, i lavori importanti che si sono realizzati in quest'estate permettono anche addirittura di realizzare un ulteriore piano rispetto a questa struttura che oggi conosciamo. E questo ci permetterà anche di essere più rapidi per dare alla scuola quegli spazi che servono più per la segreteria didattica o per altri uffici, e quindi davvero liberare tutta l'attuale struttura per laboratori e per le attività didattiche. Queste sono comunque notizie importanti e che danno il senso e confermano, voglio attraverso questo video confermare l'impegno che vogliamo mettere su questa scuola, una scuola che sarà una scuola bellissima all'altezza dei nostri ragazzi e dei nostri studenti.